siamo qui ancora con Death Can Wait. Nella Teo e parte Teo di Amnesia. Terza parte di Amnesia, ma seconda sì, parte di questa custom map. Nella parte del precedente ci siamo cagati addosso entrambi in diverse parti. Vi voglio subito avvisare che tutte le parti dove ci spaventeremo pian pianino le metto insieme, ci faccio una compilation e ve la rilascio, tranquilli. Sarà fighissimo. Ricordiamo comunque Paranormal. Ok, continuiamo. Continuiamo col gioco. Scale. Continua. Adesso un attimo che è già partito, cazzo. Scusate se... Oh. Io nel centrare i buchi faccio sempre fatica. Niente doppio senso, ragazzi. No, era un doppio senso. Ok, scusami. Ok, tanto rivedendo il video che abbiamo montato della scorsa parte, abbiamo notato che dietro da quella statua di merda dalla fontana c'erano delle pozioncine quindi, sotto. Quindi torniamo indietro. Torna un attimo indietro a prenderla senza... Questi c'erano, tranquilli. Quel martello non mi ricordo, però mi sembra che ci fosse. No. Perché, cazzo? Vabbè, c'è un trago. Ma tranquillo, non c'è più niente nell'armadio. Non aver paura. State che danno tema di... Ah, è chiave stanotte. Mi dovevano un po'. Sì, ma esplora un po' sta zona, non andare subito dalle scale, mannaggia. Chissà che magari esce qualcosa di bastardo da sotto, magari. Sei tu che stai giocando, sei tu che ti spaventi, Teo. Bellissimo. È un figo, devo dire. Tutto buio. Tutto buio. Mattoni messi alla cazzo. Cos'è stato? Ok. Ok, possiamo andare su. C'è un cazzo. C'è un cazzo, andiamo su, ma. Visto, non seguo io. Vabbè, non è che potevo saperlo subito io. Saliamo le scale. C'è niente per ora. Andiamo avanti da. Stab, ok. Questo qua me lo sono aspettato perché il gioco ha laggato un attimino. Cioè, scusate, non è lag. È calo di frame. Porca vacca, mi dà un fastidio. Lag è quando sei online. Lag è quando c'è il rallentamento della connessione. Entriamo nello studio. Oh! No! Sì, appunto. Ok, destra o sinistra, Teo? Ma dove vuoi? Sinistra. Tanto, per chi fosse dedito a giochi horror, vi consiglio questi fantastici libri di Doom. Tenuti di stare, vedete le facce. Ok, qua c'è uno. C'è un cadavere di un corpo. È un mostro questo qua? Sì, è un mostro. Come dicevo, i libri di Doom sono una cosa epica e spettacolare, quindi dovreste assolutamente guardarli. Vabbè, comunque... Teo, hai dimenticato una cosa o sbaglio? Cosa ho dimenticato? Close the fucking door! Giusto, giusto. Hai ragione. Allora... Scusate, voglio fare... Mentre te Teo giochi, dico subito una... Te gioca tranquillo. Stamattina siamo andati a comprare al GameStop questo gioco. Non so se si vede perché c'è il riflesso di luce, ma si chiama Darkness Waiting... 2, la stirpe oscura. 30 euro per questo gioco. Che... Ciao. Si è consumata. No, c'è ancora. Ok, abbiamo preso questo gioco per poter continuare la serie con qualche gioco diverso oltre ad Amnesia. E quindi eccolo qua, un nuovo gioco che cominceremo. Dovrebbe essere bello questo qua. Credo di sì, perché... No, come ci hanno detto. Speriamo, se no andiamo a picchiare i venditori. No, perché mi sembrava anche simpatico che riuscivo a capire le cose. Stranamente, per la prima volta dentro un GameStop trovo uno che riesce a capire le cose. Uccide la luce. Ma qua non c'è un cazzo di niente, proprio zero. Vabbè, usciamo da qua. Senza che... Non ho successo niente, strano. E lì non siamo arrivati. No, no. Ok. Niente. Niente. Close the fucking door. Madonna, terrore. Tranquillo. Fare. Tanto è vero, entrano lo stesso. Sei morto. Sì, ma hanno fatto ste stanze per pigliare per il culo la gente. Sì, appunto. Lo tengo secchiere. Aspetta, cos'è che c'era là dentro? Una roccia. Wow. Soprattutto a difendermi dai eventuali nemici. Devo andare purtroppo di lì. Aspetta, cosa c'è lì? Un baule? Un baule. Non otterrai mai pace. No, non prenderla prima quella. Già che. Prendo Teo. Vai. Perché? No, no. Questo ragazzo è censurato, eh. Che quanto sei brutto, ragazzi. Vuoi continuare ad andare lì dritto? Sì. Porca vacca. Un culo. Che cazzo? Ah!
Ma che cazzo? Che? Ci volano uomini addosso. Torniamo indietro, dai. Ah, c'era la porta chiusa, ti ricordi? Sì. Torniamo indietro. Con calma, c'è quella che fluttua. Nudo, per di più. Peggio di così cosa ci può essere? No, non siamo maschilistici. No. No? No. No? Non ne voglia. Non toccare niente, non toccare niente, non toccare niente. Caricami. Ok. Hai davanti... la chiave. Hai la chiave. Premi il 2. Mi sbagliato. Veloce. Allora, tab. Che c'è qui dentro? Camera delle torture, mi sembra questa qui. Figoso. Un ciondino in gabbia. Da qua c'è da fare la... Una lama. La cazzo di lama. Sbora. Ok, non c'è niente, rossa. Vai avanti, va. Tanto qua non c'è un cazzo. Andiamo avanti, apriamo la porticina. La strada è porta di merda, porca troia. Ok, questo gioco mi farà venire gli incubi prima o sì, poi. Sì, anche a me. Gli alberi pure. Il corpo tutto fatto a pezzi del mostro. Qui c'è un cazzo. Questa si chiama Grunt. Cioè Grunt. Flooded Urchid. Ora cosa? No, no. Ahia, a livello con l'acqua, questo è complicato. Ah, veloce! Veloce, veloce! Sulle casse, sui barili! Salta! No! No! Salta! Ma non andare dall'acqua ancora! Dai, ce la possiamo fare! Sinistra! Ansia, ansia! Barili, non siamo un cazzo, vai a sinistra ancora! Questo non c'è, acqua in culo. No, te corri lo stesso. Nell'acqua non sei sicuro. Oh cazzo. Porca puttana se ce l'avevi dietro. Ma dai, adesso che mi infarto. Ora manda la porta. Te corri. Ah, se non ti eri un finto adesso. Quello nell'acqua c'è ancora. Dici? Secondo me sì. Questo. Vedi che l'avevo sentito il nemico. Boh, per adesso non sprecare la cosa. Ah, non sprecare, ci sono le luci, vediamo così come fa. Come va? Sì, il nemico poteva darci un minimo di preavviso però, Ah, quello visibile, vero? Comunque veramente non vedo l'ora di provare questo nuovo gioco. Che dici, cazzo? Ma che scuola è questo? Ma ecco, cos'è? Siamo qua, vediamo cosa c'è adesso. No? Comunque, a GameStop ci hanno consigliato anche un altro gioco. Si chiama Scratches. Sì, è vero. Un gioco un po' vecchiotto che devo ancora cercare. Non ho visto bene. Perché pagavamo 5 euro forse. Io credo, Però bisogna vedere. È vecchio, mi ha detto. Boh. Però se è bello. Se è bello, è bello. Si è mosso. Ok, finalmente, ora è solamente a trovare la pozione. Ok, cerchiamo la pozione. Dobbiamo solo trovare la pozione. Ma di cosa la pozione? Qui c'è niente, mi sembra. No, bisogna devi cercare bene, sicuramente. Ma che cazzo? Un tavolo magari. I don't exactly know. Qui c'è niente. Lì puoi aprire la porta. Sì, purtroppo. Mi spiace, Teo. Neanche me. Oh. Ma fermo, fermo, non andare, non andare, non andare. No, 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 no. Ma non so se devi cercare la pozione qui o da qualche parte. Qualche altra parte. Controlla bene dappertutto. Sì. Credo che qua non ci sia niente, Almeno credo. Noi controlliamo lo stesso, non andare, dobbiamo guardare. Bene dappertutto. Cosa fai? Perché t'abbassi? A vedere sulla sedia, ma... Le sedie perché t'abbassi? Il maiale? Se si è mosso ci sarà un motivo, no? Dacci la pozione! Adesso si muove più sicuramente. Ehi. No. Non rompere le cose. Sbaglio oppure per me non c'è niente? Sei un genio. Andiamo avanti.
Sicuramente qui nascosta da qualche parte, noi deficienti non la troviamo. Ci servirà qui più avanti. Torcia. Non c'è niente. Pensavo sia su un angolo di là. No, ti uno. Tu un cazzo, porca troia. Allora. Ma questo è anche un livello del gioco normale, se non sbaglio. Simile. Non è stesso. Nei cassetti non c'è un cazzo. C'erano delle porte. No, ti è finito. Porca. Ah, abbiamo ancora due. Usane solo uno per ora. Adesso un attimo di avanti. F, F, F. Di la porta. Cadavere. Qui giù, qui sembra che ci sia. Cioè, aspetta, una chiave. Una chiave. No. Facciamo così. Oh, Cristo, è. Spegni la torcia. Aspetta, spegni la torcia. Sto al buio. Vai giù, vai giù. Magari. Ah! Magari non ti vede, magari sì. Secondo me ti vede. Cioè, ma dimmi questi nemici come cazzo fanno a riconoscere che te trovi una chiave e come fanno a capirle che l'hai presa? Teo, affronta le cose. Grazie. Sfidalo! Vieni qua. Troia. Per favore. Dai, vai, che te frega. Tanto sapevamo sicuramente che c'era, dai. Evitalo, vai, corri. Porca vacca, dove cazzo devi andare adesso? Prendi la torcia, non vedo un cazzo. Tab, veloce, Tab. Ma dietro, Cristo, c'avevi la porta dietro. Deve metti un po'. Non questa. Sì, ma sei testa di cazzo, eh. Micchia, oh, c'era la porta dietro. Sì, ma tempo che l'aprivo io ero già morto quello. Vabbè, dovevi usare la chiave. Devi essere veloce. Sì, prima che uso Tab, prendevi la chiave. Ma te sei perché sei lento, eh. Sì, col cazzo sono lento. Vabbè. Sei molto lento. Di nuovo qui, basta. Siamo qua, non è che siamo fanculo, F. Per almeno la cosa positiva è che i nemici... Sto zitto. Bravo. No, hai già preso tutta la roba. Sei sicuro? Sì. Aspetta, torna indietro. Dovevi trovare una pozione, giusto? Sì. Cerca bene qui da qualche parte. Lì tra le cose che ci sono. Metti che c'è qualcosa. Così. È una mia idea, eh. Poi se non c'è un cazzo. Ci sarà un cazzo. Prova a premere. Ecco quella roba lì. Questa qua. Non le puoi prendere, vero? No. Ma va, fanculo. Vai dall'altra porta, va. Lì. Adesso c'è un negro già a 80 adesso. Teo, sto razzismo. Non sono razzisti. Sì. Ecco. Oh, puttana. Una frana è stata. Apriamo te. Apri. Pozione. Chiudi. Prendi la pozione. Ma che cazzo? Non sarai mai libero. Fine! Abbiamo finito l'altra custom story. Questa è stata una fine di merda, però ci sono rimasto male. Non muto davanti invecchiato di merda che dice non finirà mai. Comunque, bella parte, devo dire. Questa mi è piaciuta di custom story, veramente, mi è piaciuta parecchio. Siamo cagati in mano. Cioè, nel primo episodio sì, sicuramente. In questo un po' meno, mi sembra. Tocca a te la prossima. Toccherà a me registrare la prossima parte, quindi divertirsi. Un saluto a Teo. Dato Teo, commentato nero. E ciao ragazzi. E lo credo, la maglietta nera. Pesta.